Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Benvenuti a tutti. Celebriamo la 31ª domenica del tempo ordinario. La Chiesa ci invita a meditare un brano del Vangelo secondo Luca, inizio del 19 capitolo. Il brano di questa domenica racconta di un incontro. Incontro tra Gesù e uomo Zaccheo. Il testo del Vangelo dice che Gesù stava attraversando la città, allora sembra che non era la sua intenzione di fermarsi, non era la sua intenzione di insegnare in questo momento, ma nella strada, per la strada, ha incontrato Zaccheo, oppure Zaccheo ha incontrato Gesù. Chi era Zaccheo? Era il capo dei pubblicani, cioè degli esattori delle tasse. Era collaboratore degli odiati occupanti romani. Era considerato come sfruttatore del suo popolo. Ma l'incontro con il Signore, l'incontro con Gesù, lo ha cambiato. Ma Zaccheo dentro di sé doveva superare, doveva affrontare almeno 3 ostacoli. Questo è un bellissimo, questi 3 ostacoli di cui alcuni anni fa ha parlato Papa Francesco durante la Giornata Mondiale della Gioventù. E Papa Francesco, parlando in 3 punti dei 3 ostacoli, dice che il primo ostacolo che doveva affrontare Zaccheo era bassa statura, era sua bassa statura che non ha permesso di vedere e di incontrare subito il Signore. Come Santo Padre ha detto che qualche volta può capitare anche a noi nella nostra vita, che non ci sentiamo all'altezza di incontrare il Signore, che forse portiamo dentro di noi una bassa considerazione di noi stessi. Quante volte ci capita di puntare in basso anziché in alto? Ma Zaccheo ha superato questo. Il secondo ostacolo che doveva superare era vergogna paralizzante, come lo chiama Papa Francesco questo momento. Da una parte c'è una lotta interiore, una curiosità buona di incontrare il Signore. D'altra parte ricordiamo che era sempre una persona pubblica, e per una persona pubblica salire su un albero sarebbe diventato anche ridicolo in un momento. Ma riesce a superare anche questo secondo ostacolo. E terzo,
che fino in fondo non dipendeva da lui, ma che ha dovuto anche affrontare, era la folla mormorante che prima non gli ha permesso di avvicinarsi al Signore e poi lo ha criticato perché l'ha invitato Gesù a casa sua. Anche nella nostra vita può capitare, possono essere presenti gli ostacoli, i momenti che non ci permettono di incontrare il Signore subito. E questo brano del Vangelo ci invita, ecco, di prendere questa decisione ferma di voglio incontrare il Signore, perché questo incontro, come nella vita di Zaccheo, l'ha cambiato la vita totalmente. Ha trovato la gioia, ha trovato pace, ha riconosciuto l'errore del passato, come dice il Vangelo, ma poi ha sentito le parole: oggi per questa casa è venuta la salvezza. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Buona domenica a tutti voi.